Eccoci Riccardo, accompagnati dalla bellissima voce di The Weeknd, il cantatore canadese, con questa A Feel It Coming. Comunque anticipa un po' il nostro argomento di quest'oggi. Ti saluto Riccardo. Buonasera a tutti, buonasera Jacopo in regia come al solito, che al nostro fianco. Sempre abile a muovere i tasti giusti in regia. Buonasera a te Pippo, e come al solito trasmettiamo su tutte le emittenti, Rai 1, Canale 5, a Televideo, Spotify. E quanti nai? Sempre il giovedì, Riccardo. Sempre il giovedì, sempre alle 20. Siamo persone del giovedì. E poi rimaniamo lì, la puntata rimane lì. Rimane lì, infatti mi ha scritto ad esempio Francesco Mazza, ora che ha ascoltato la prima puntata della seconda stagione sull'estate, e comunque ci ha commentato quella puntata con uno spunto interessante, quindi ci sono persone che poi l'ascoltano anche successivamente, chiaramente è tutto un podcast apposta. Sì, è un po' bello di questi podcast, che è sempre l'opportunità di ascoltarli quando vuoi. Salutiamo Fra a questo punto. Salutiamo Francesco, che è uno di quelli che ci ascolta, che ci ascolta. Oggi Riccardo parliamo di cosa? Dell'attesa, scusate la voce che è un po' tremante stasera, ma mi manca un po' di voce. Perché Riccardo l'attesa, dovete sapere, l'ha anche un po' già consumata. Quella sì, perché l'ha ieri... mangiata già un po'. Sì, ieri mi sono sposato, a livello diciamo legale, in comune, al municipio, sabato, grazie pubblico. Ringraziamo il pubblico che domani. Poi sabato tutto il pubblico sarà invitato. Si trasferirà. Sabato appunto sarà invitato, perché faremo la festa, quella decisiva, quella diciamo onoreremo fino in fondo il matrimonio. Ma le nozze proprio. Le nozze, ma fino in fondo, insomma, a livello legale mi sono sposato ieri, e quindi un po' d'attesa, un po' anche di tensione, insomma. Com'è svegliarsi poi alla fine da sposati? È bello, è come prima, perché è 5 anni che ci svegliamo insieme, bellissimo, come sempre. Sono contento. Qualche pratica subito rimpianto. Burocratica? Sì, stamani mi sono reso conto che la Jessica può pagare in mia vece, perché ha pagato un bonifico per l'affitto, per le rate del condominio. Del pagamento della pulizia delle scale, un anno che non la pagavo. Subito c'è da pagare la pulizia delle scale, sarà un anno di pulizia con delle i primi scale, regali un patrimonio subito che se ne va. E tramite questo amministratore abbiamo appurato che non può pagare lei, perché ha detto no, ora siamo sposati. Ah, allora era proprio. Comunque ci si sposa anche per pagare subito gli arretrati delle scale. La prima cosa che abbiamo capito è questa. Riccardo, quindi parlando dell'attesa potremmo già un po' spoilerare, appunto dicendo che comunque siamo già, come accennavamo la scorsa puntata, in questo clima già da un po', l'attesa per due cose, quindi parimenti importanti e molto prossime, che casualmente o forse no coincidono, l'arrivo dell'autunno e quello del tuo matrimonio, entrambe che accadranno questo sabato 23. Ti vorrei domandare questo, cosa temi di più, l'arrivo della terza stagione dell'anno o la promessa solenne? No, guarda. Non temo nessuna delle due, nel senso l'estate, quest'estate è stata talmente intensa che forse insieme alla promessa solenne si arriva anche un po' di rilassamento. Quest'anno l'accetto più del solito, sono sempre stato uno per l'estate, lo sono ancora, però questa è stata insomma abbastanza così intensa da farmi accettare meglio anche l'arrivo delle stagioni più fredde. Mentre per quanto riguarda il matrimonio, ancora è stata un'attesa bella, perché è l'attesa di una cosa che... decisiva e bellissima, ma
Ora, visto che una festa così si prepara insomma in un po' di tempo, è già un anno che ci stiamo dietro, ci sono tante cose, tanti preparativi, insomma ora siamo arrivati, sono arrivato un po', basta, voglio che arrivi il giorno. Hai ragione, insomma poi è sempre anche l'attesa un po' estenuante e stancante. Sì. Oggi quindi ricordiamo come evento importante altrettanto anche il fatto che è la giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia che oggi colpisce 139 milioni di persone nel mondo, che si stima che nel 2050 colpirà una persona su 85. Questo perché comunque si lega strettamente. Te l'ho già detto che mi sposo. Sì, perché praticamente può anche a volte essere buffo, ma è una malattia veramente poi sì, no, terrificante. Io ho avuto purtroppo ho fatto anche una battuta per drammatizzare sul fatto che ci si dimentica le cose, però è una cosa seria. Ma infatti è giusto che chi sa fare le battute le faccia. E io ad esempio ho avuto testimonianze di questa malattia in famiglia e comunque si lega al nostro tema, perché chi è affetto da Alzheimer comunque fa fatica oppure è impossibilitato spesso a ricordare cose, quando si è impossibilitato a ricordare spesso si ha difficoltà anche ad attendere, ad aspettare, avere aspettative. Lì si arriva a un punto che non si sa neanche più cosa sia nell'attesa, purtroppo ti depersonalizza, rimani lì e vivi un momento sempre il solito, certo, un loop, un casino insomma. Un disorientamento temporale, sì. Cioè oltre che, no, che altro tutti penso i problemi. Che una malattia che butta più nell'oblio i parenti e chi è vicino alla vittima della stessa malattia, piuttosto che chi ce l'ha, perché poi quando te ne rendi conto deve essere tremendo, ma poi arriva un punto che grava più sugli altri, perché assolutamente insomma, comunque è una cosa bruttissima. E sicuramente Riccardo, quando parliamo di attesa tendenzialmente poi parliamo di uno scarto, di un gap, di un delta tra il nostro orologio ideale e quello reale del mondo esteriore. L'attesa quindi è un tempo che è funzione del desiderio, quando attendiamo qualcosa di piacevole ovviamente, o funzione di un assillo nel caso contrario. Sì, sono proprio due, no, le facce dell'attesa, quelle dell'attesa del momento bello, come può essere, si parlava del matrimonio, piuttosto che dell'arrivo di un figlio, che ne so, che si è impazienti, sì, ma insomma si attende qualcosa di bello, modello del sabato del villaggio, no, di Leopardi, facendo una citazione poetica, nel quale anche lui spiega che è quasi più bella l'attesa della festa, no, della festa stessa, perché si è carichi di aspettativa, ci si immagina quello che accadrà e poi invece durante la festa si ha già la percezione che finisca, che si stia consumando l'evento, no? Certo, forse lo si assapora di più, no? Quindi ti sfugge di mano, mentre prima sei lì che ci pensi. Sì, che lo formi, che lo assapori magari prima. Allo stesso modo, viceversa, può essere distruttiva nell'attesa di un evento tragico, ecco, di qualcosa di grave, perché invece a quel punto lì magari a volte dilata anche il tempo, sembra non finisca mai l'agonia, no? Assolutamente. Il tempo quando va veloce vuol dire che si sta bene, no? quando scappa, anche certo, per l'attesa, no? Quando invece si fa lento probabilmente lo stiamo vivendo, diciamo, in abbastanza in tumulto, in soggezione. A proposito di questo mi viene in mente una mia breve scrittura che allora farò, che parla del tempo in relazione alle emozioni, che dice: quando stai male un secondo e due ore, quasi che il tempo provasse gusto a girare il dito nel tuo dolore, come per te soffrir fosse giusto. Se invece stai bene, poi ripassa veloce, pronto di nuovo a doversi fermare. Certo che arriverà un'altra croce, un nuovo dolore a venirne a inchiodare. Molto bella questa qui, Riccardo. Complimenti. Grazie. E con queste parole volevo proprio dire che quando qui la scrissi in un periodo in cui mi giravo i coglioni per un lutto che avevamo subito in famiglia, e mi resi proprio conto che quando stai male il tempo affonda e siamo passati mai, ti inchioda. Invece poi quando si è felici tutto vola, no? La giornata di ieri è stata un turbinio di emozioni bellissime per me, in 5 minuti dalle 11 di mattina alla mezzanotte. Bisogna cercare di rallentare questo weekend che vabbè, o di goderlo al massimo, super speedy, e lo faremo di sicuro, certo. Sicuramente l'attesa, nella mia concezione, la nostra concezione di esperienza, è anche un luogo, l'attesa come luogo da abitare. A volte appunto è un vissuto piacevole del luogo, quindi un trovarsi comodo nell'attendere, a volte invece vi è un impulso a disertare, a ingannare quel luogo. Ovviamente ingannare il luogo comporta sempre il trasloco in un altro luogo, e qui un po', se vuoi, la natura per forza imprigionante dell'attesa quando questa è negativa, come si diceva prima. Quindi non si viene liberati quando si vive una condizione, diciamo, di negatività, di malessere, ma semplicemente si cambia, no? Prigione, nell'attendere qualcosa magari si cerca di ingannare, di cambiare, di non pensare, ma è sempre un transfert verso un altro livello, verso un altro posto.
E, non so, Riccardo, se questo ti... Sì, è vero, ma nell'attesa, come in tutti i sentimenti negativi, ci si rifugia sempre nell'attesa negativa che si parlava, no? Assolutamente. Ci si rifugia sempre in un'altra stanza, come dici te, però tanto ci si scappa, no? Sicuramente, come non si scappa dal fatto che la nostra condizione mortale, Riccardo, ci porta in un'esperienza collettiva dell'attendere. Perché poi dici bene, l'attesa più grossa che c'è è condivisa, poi è tra condivisa, è comune, è quella là, è una falce, tanto è di lì che tutti passiamo. Siamo tutti in attesa, in quanto siamo tutti prossimi a una scadenza esistenziale, quindi direi che comunque l'attesa è proprio una condizione del vivere, proprio innata, nel senso, dal momento che si nasce, no? Licito l'attesa che finisca tutto. Percepiamo, cioè, un orologio del pensare, così, del biologico, ma anche del... del nostro tempo biologico, del pensiero e del sentimento. Quindi l'attesa potrebbe anche essere definita come la postura del nostro vivere, un ostacolo o un impreziosimento all'oggetto del nostro desiderio. L'attesa, appunto, ha anche questa funzione conservativa, in quanto si manifesta nella separazione dell'immediato piacere del tutto e subito. Quindi l'attesa, e questo è molto importante secondo me anche da far capire alle nuove generazioni, è il primo presidio per il mantenimento in vita del desiderio. Bravo. Bravo, anche l'attesa sta venendo meno, no? Perché sempre col discorso che spesso facciamo dei social, della società moderna che butta tutto, non c'è attesa per niente, non si accetta più l'attesa, sta diventando solo negativa, no? Perché abbiamo tutti impulsi immediati, impulsi istantanei, risposte istantanee, acquisti istantanei, letture istantanee, messaggi istantanei, perché la soglia dell'attenzione delle persone non c'è più, l'attesa fa parte anche di mantenersi concentrati su una cosa per più tempo, e quindi diciamo che viene spogliata e viene vista in maniera negativa quasi su tutto vista nel mondo di ora. Quindi dici bene che i giovani forse avrebbero bisogno di un po' più di disciplina in questo senso. Anche gli adulti, perché ormai siamo vestiti, noi parliamo sempre dei giovani, ma noi siamo, tra l'altro, io, te, 35-36 certo. anni, siamo una via di mezzo, quindi siamo ancora giovani, siamo parzialmente investiti da questa ondata di modernità, no? di tecnologia, di social. È vero però che per fortuna noi siamo nati in una generazione in cui non c'era, da bimbetti abbiamo vissuto anche siamo gli ultimi che sono riusciti a vivere qualcosa di vero, credo, certo. vero, di diverso, di come era una volta. O di atteso. Sì, capito, invece ora no, è tutto più immediato. L'attesa, diciamo che il mondo moderno tende a annullare l'attesa, no? Assolutissimamente. E infatti, riferendoci un po' a questo argomento, l'attesa ha anche un'applicazione importante nell'educazione dei nostri figli e dei nostri nipoti, in quanto soltanto l'attesa può misurare il valore e il prezzo di ciò che viene atteso e aspettato. Oggi vediamo sempre più bambini in preda al collezionismo di cose, di oggetti, con risultato che non viene mai stimolato il desiderio, che poi è antidoto stesso al malessere e al malvivere. Sì, perché l'attesa carica, diciamo, la soddisfazione, no? Più una cosa l'aspetti, più una cosa la brami, più l'attesa è costruttiva, più ne dai valore. Dai valore a quello che insegni. Sì. Se hai tutto subito, no? Casino, anche la depressione, quello che succede quando i personaggi famosi dicono: ma come mai quello lì che c'ha tutto si deprime, si ammazza? Perché c'ha tutto? Perché naturalmente perché non ha perso il gusto di conquistare qualcosa, di attendere, di svegliarsi per qualcosa, capito? Di guadagnarselo, e quindi poi li passa. Ma anche magari poveraccio, perché se l'hai già guadagnato tutto, non è che dico che sia necessariamente una colpa, però. L'estremizzazione, no? del discorso, appunto, che si fa, che se, dopo, certo, l'attesa che muore di qualcosa, desiderio, no? L'attesa ora la vediamo in questo frangente che stiamo parlando come desiderio, ma comunque è giusto, perché è anche desiderio l'attesa, esatto. E quindi l'attesa è fondamentalmente educante, sarebbe educante, quindi riscoprire, quindi va suscitato nei nostri giovani anche per, diciamo, un po' tenerli lontani dalle pratiche meno giuste e forse quelle che ci chiedono. Anche la scuola, ad esempio, se penso all'istituzione della scuola, ormai la scuola è puramente una fornitura di nozioni, quindi storiche, di dati, eccetera, eccetera, ma quello che poi non riesce a fare più il professore o l'istituzione scolastica in sé è quella di essere un transfer del desiderio. Cioè, dovrebbe, sì. Il ragazzo non vuole soltanto la nozione, il ragazzo vuole il desiderio, poi, che è comunque trasferito anche per mezzo della nozione, ma è la passione che devi trasferire, quindi diciamo è proprio anche non è facile suscitare, perché poi la scuola, quindi... sempre più a che fa con ragazzi abituati poi a quello che si diceva prima, che c'è fuori, che quindi
magari anche se il professore è bravo e la scuola fosse indirizzata bene, non riescono a pigliarlo perché ci sono troppi altri stimoli esterni, no, certo, a vivere in maniera contraria. Non è facile, però insomma, meno, cioè, cioè la scuola incide meno oggi perché ci sono tutti questi altri canali. Perché se quando eravamo noi si guardava la televisione due ore, poi non c'era altro. Il canale era la comunicazione, quindi la scuola ci stava di più. Sì, era, c'era una persona di riferimento, era centrale. Ora ci sono talmente tante cose collaterali, per cui la scuola viene annacquata. Non è più il riferimento unico della, più centrale della formazione, capito? È vero. Almeno secondo me. Ah no, è così. Riccardo, partirei con la canzone, siccome noi andiamo, insomma, siamo già proiettati verso un weekend, diciamo, di grandi sbocce, quindi balleremo anche, ci divertiremo, canteremo, e siccome si ballerà, dove si balla al matrimonio di Riccardo, dove si balla è anche la canzone di D'Argento Amico, che l'ascoltiamo insieme. Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace, che non mi sento più giù, più giù. Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace, anche se non ci sei più, sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si balla? Casa. E la sente, la sente, la sente anche un parente di giù. Ciao Giacchino. Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quanto stai qui a Milano? Ma se ci scopre tu sei un uomo morto. Sono d'accordo. Noi glielo diciamo. Dove si va? Anni ed ho ancora fame, io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già tre sere, per ora mangiamo assieme, ma promette bene. Non si può fare la storia se ti manca il cibo. Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa pa parara, parara. Sempre anche emozionante questa canzone, insomma, che parla anche della tristezza anche di persone che sono fermi al confine, no? E anche lì probabilmente racconta con animo dance, però sempre un'attesa che è quella, diciamo, di un calvario ormai, di un evento storico biblico quale quello della migrazione, che spesso
queste persone si muovono senza essere attese da in altri luoghi, no? Perché spesso noi ci muoviamo sempre, ma abbiamo sempre un punto di approdo, che sia fisico, perché abbiamo qualcuno che c'è, anche solo un albergo che ci aspetta perché abbiamo prenotato, oppure una persona, quindi un affetto che poi è di là pronto, diciamo, a accoglierci. Quindi D'Argent poi sa anche, diciamo, mettere in maniera molto, diciamo, anche allegra poi tematiche serie, sì, molto più importanti. E, intanto, Riccardo, abbiamo saputo che sabato è anche il nostro regista attende, perché sarà il compleanno della sua ragazza Isabella, a quale facciamo gli auguri Isabella, in anticipo. Sì, facciamo gli auguri anche se non si fa l'anticipo, però noi ci siamo, noi li facciamo per forza, in un altro modo. E questo sarà, insomma, bello. Quindi tutti e tre festeggeremo sabato, sì, bene. Quindi sarà una cosa bella. L'attesa, come le cose belle, diceva anche Gaber, grande Giorgio Gaber, è una suspense elementare, è un antico linguaggio, e la sua difficoltà risiede appunto nel fatto che all'interno di questo periodo temporale l'uomo fa esperienza del congelamento del suo vivere, all'interno però sempre di una trasformazione biologica che non può essere arrestata e che è incessante. Quindi la difficoltà nell'attesa a mantenere invariato l'ascolto, l'attenzione, l'applicazione, l'identità di se stessi e la parola data. Dimmelo in italiano. Cioè, Riccardo, praticamente quando attendiamo siamo congelati, perché siamo comunque inchiodati, come hai detto te nella tua bellissima poesia, però nel frattempo la nostra biologia si muove, il mondo esterno continua ad andare avanti. L'attesa vista così non esiste, il mondo va avanti. E soprattutto magari si cambiano i connotati della nostra identità, quale il linguaggio, quale l'ascolto, quale appunto l'applicazione di quello che si fa. Nel tempo dell'attesa si cambia. Si cambia, quindi è un evento congelante, ma è possibile che ci si trovi davanti a qualcosa che attendevamo in una veste che poi troviamo in un'altra che però ci piace più, anche che ci va più bene, questo è vero. Quindi l'attesa può essere congelante, ma è anche trasformante. Quindi cioè, quando finisce, quando si conclude in modo, comunque siamo... Vedendola così, un'attesa troppo lunga potrebbe essere dopo ingannevole. Assolutamente, sì, lì può essere patologica, eccetera, eccetera. Quindi è tutta la vita che ti aspettavi, ora che cazzo ci faccio? È così la filosofia. Anche, sì, anche. Quindi è nell'attesa, quindi, in questo gap, che le cose accadono, che avvengono appunto tradimenti, non soltanto affettivi, ma anche i tradimenti della parola data, i tradimenti della propria identità, ma anche la costruzione di identità nuove, la costruzione di promesse nuove. Quindi è sicuramente un tempo che va ricostituito laddove è stato distrutto, brutalizzato, ma che, diciamo, è una fucina di trasformazione, anche, diciamo, di crescita. Cioè, nell'attesa, in questa paralisi, sì, sì. In realtà si poi alla fine costruiamo poi noi stessi e veramente cresciamo in maniera nuova. Quindi è anche, diciamo, il luogo non solo dell'abitare, ma anche il luogo, diciamo, del cambiamento, sostanzialmente. Sì. Ovviamente poi, Riccardo, nel senso, l'attesa è anche, si evidenzia anche, diciamo, questo nelle nostre relazioni. Purtroppo, per fortuna, per la nostra crescita, ciò che incontriamo non è per nulla ciò che abbiamo atteso. Colui o colei che aspettiamo appartiene all'immaginario e al nostro linguaggio identitario, mentre colui che arriva appartiene al principio di realtà, all'evento. Sì, infatti, non necessariamente la cosa più importante della tua vita è l'aspettata, o sapevi che la stavi aspettando, ecco. Quindi non sempre l'attesa smisurata se ne gode, sì, ma può essere anche una cosa che fine a se stessa, in fondo. Assolutamente. Poi spesso ci capita, insomma, di attendere. Quindi quando attendiamo immaginiamo, ma che esatto, proiettiamo noi stessi. Deriva da lì, no, la frase l'attesa è se stessa al piacere, perché è la proiezione di quello che avverrà, e quindi se te la godi già col pensiero, tante volte poi viene tradita, no? Ma hai paura che poi quello che arriva non è in realtà, diciamo, quello che aspettavi? Cioè, in questo gap qua ti stimola il timore, comunque l'ansia che venga tradita la tua aspettativa? E dici, speriamo che vada tutto bene, in quel momento lì stai sperando che l'aspettativa venga, diciamo, vada a buon fine, venga, come si dice? Sì, venga rispettata. Assolta, ecco. Ma ti è mai capitato di incontrare persone, relazioni, ma penso anche l'amicizia, non solo, diciamo, magari relazioni più intime, in cui magari avevi un'attesa, no? Nel senso proprio della persona, anche a livello un pochino più, sì, ma più intimo. Ma poi... soprattutto da ragazzino ti succedeva anche con le ragazze, no? Magari aspettavi questa attesa di una che ti guardava mai, poi ti toccava e dici, non mi garba più. Certo. Sì, mi è capitato un milione di volte, sì, tante volte.
magari perché non si, no, lì non si costruiva, non c'era neanche, no, una affinità, no, magari, no, caratteriale, non lo so. Sì, c'è, cioè, più magari era un po' funzione di adolescenziale, infantile, tra virgolette, quindi era come anche, mi ricordo anche delle volte da bimbetto, l'attesa di un giocattolo, per esempio, a Natale, e poi non ci giocavo più. Certo. E quanto l'aveva aspettato per Natale, per quel giocattolo, è una cosa proprio del cervello. Sì. E comunque, Riccardo, abbiamo parlato, insomma, di tempi anche quando si incontravano le ragazzine che ci deludevano, oppure, insomma, era di, ma cui eravamo contenti, quante abbiamo deluse noi, sì, e di quanti noi perché poi Riccardo lui parla sempre dal proprio punto di vista, per amor di Dio. Hai detto una cosa molto molto giusta e intelligente, però erano i tempi in cui noi si ascoltava, anche comunque imperversava di più, Lenny Kravitz, con le sue belle canzoni, tra le quali, Riccardo, oggi abbiamo portato I'll Be Waiting, che è, insomma, perfetta, calzante per la puntata di oggi, e anche un grandissimo successo di per sé. So you hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone, then you will find what you've always known. Insomma, era lì che aspettava Lenny Kravitz. Lenny Kravitz ha aspettato, chissà poi se la sua attesa, insomma, è stata comunque poi di sicuro un'attesa di successo, ma però Lenny quegli anni lì, ma ce l'ha sempre. Lenny è nato come Lenny, forse non deludeva, è nato poi per il successo. No, secondo me no. Ah, tra l'altro anche un video bellissimo, insomma. E, me lo ricordo che lo guardava la televisione nell'attesa. Comunque, Riccardo, quando si parla sempre di desiderio, si
si manifesta sempre il desiderio di sé, è sempre me che aspetto, questo anche un po' per citare un pochino anche, diciamo, più che altro la teoria psicanalitica, è sempre me che aspetto, ma è sempre l'altro che arriva, quindi c'è il rischio, insomma, che questo poi manifestarsi di quello che si aspetta lesini o ecceda il mio desiderio. Quindi si torna a quello che è il fatto che può sempre nascere un'attesa positiva o negativa, o logorante o propositiva, però no? Quindi noi, anche per lo stato d'animo di chi sta attendendo, assolutamente. Quindi però alla fine, insomma, è come se noi andassimo incontro al nostro desiderio, quindi certo, a noi stessi, a una cosa che ci che riflette, gira finisce tutto lì. E certo, poi comunque c'è il grande compromesso dell'incontro che lì è proprio l'arte, no, di sapercela fare, anche è un'altra forma comunque di capacità, anche di intelligenza, di, no, di capacità di connettersi poi con gli altri, no? Vivere non è sempre facile. Un essere comunque andare incontro a qualcosa che ci piace più di quello che pensavamo, ci piace meno di quello che pensavamo che è ci potesse piacere, quindi un confermare o deludere le aspettative, sì è sempre un eccedere oppure un venire meno. Riccardo, l'attesa però è anche qualcosa di eroico, ce lo puoi dire tu in quanto ti stai per sposare, nel senso ci sei già sposato, ma però le nozze saranno sabato, e hai fatto esperienza in questo tempo di tutto il processo organizzativo che concerne un matrimonio. Quanta palestra hai fatto del fenomeno dell'attendere in questo anno? Cioè, abbiamo atteso tanto il matrimonio, persone preparative, e l'attesa che ogni cosa che prepari venga fatta, poi insomma è un po' stressante. Poi io onestamente ho più delegato che ho fatto, devo essere onesto, e quindi però quel poco che ho fatto, insomma, un po' mi ha messo alla prova, e poi attendi il momento alla quale comunque, anche se ho delegato magari qualcosa da fare, ma sono protagonista certo, della cosa, e quindi un po' l'aspettativa, un po' di, insomma, un po' di trepidio, un po' di, ora un po' di stress te lo dà anche, sarà stress positivo, che sì, poi verrà rilasciato in un pianto d'amore insieme a tutti i miei amici, parenti, sarà bellissimo, però lo sento, è stato lungo, però certo, ci siamo. Quando è stata la promessa di matrimonio? Quindi, cioè, il tempo è stata a gennaio, quindi febbraio, marzo, okay, aprile, ma no, che cazzo dico, detta grossa, è stata a novembre, è stata per il compleanno scorso, per il 30° compleanno novembre, 30° compleanno della Jessica, quindi è stato novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, prima di certo, sono 11 mesi, sì, quasi. 11 mesi. 11 mesi sono lunghi, no? L'attesa è una cosa, poi devi preparare, però insomma, ora ci siamo e sono contento, è stata bella anche l'attesa in fondo, dai, finché è di questo non ci si può lamentare. Certo. Riccardo, quindi l'attesa è finita per te, quasi finita, come questa puntata che volge al termine, quindi non resta che farti un grosso in bocca al lupo. E grazie, ringrazio anche tutti gli amici di Radio Sanker che mi hanno fatto gli auguri, sì, anche sulla nostra chat, sono stati sui vicini, grazie a tutti, grazie alla radio che ci ospita sempre. Ribadendo il messaggio che attendiamo tutti alla prossima puntata. E di qui da ora in avanti attendete la prossima puntata, sempre giovedì, con sempre desiderio. Con desiderio, sì. Quindi sempre in compagnia di Jacopo, Filippo e Riccardo ci salutiamo, e con, insomma, un pochino con anche un augurio per il nostro weekend, con la canzone Fragole di Achille Lauro, che comunque ribadisce un po' il concetto di fragole che non ci saranno perché magari non è il periodo, ma panna e champagne tanta, quindi quindi auguri a te, auguri a noi. Grazie, alla prossima. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuno. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuno. Fragole, noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles, tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide, ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la
altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, uguale fragole. Casami questa sera mi va. Non sai più farne a meno, non sai che fartene. Forse dopo stasera chissà. Ti invito da me, poi ti grido fattene. Oggi no, oggi no, oggi no. Ma tanto lo sai, più forte di me. Più forte di me, più forte di me. Più forte di me. Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna. Fragole, panna e champagne, un'isola deserta. È come una fragolessa che mi gira la testa. Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla. Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole.